profughi nella Marca in arrivo, altri 400. Se domani arriva la Corriera, spero che arrivino in piazza del municipio, sarà mia. Al municipio Villorba intendo, sarà mia cura immediatamente mettere a disposizione le somme necessarie all'autista per far scendere i ragazzi, che non è colpa loro poveraccio, i ragazzi, in piazza del Viminale a Roma. Nessun accordo raggiunto tra il prefetto e 95 sindaci su come e dove accogliere i prossimi migranti. Di più, bocciata all'unisono la proposta avanzata dal prefetto per conto del Ministero dell'Interno di recuperare immobili in disuso con la spesa anticipata dal comune di competenza e rimborsata solo successivamente dallo Stato. Ma non si sa se esula dal patto di stabilità o meno, non si sa quando si prende i soldi, non si sa chi dovrebbe fare la stazione appaltante. Quindi di fronte a uno scenario del genere, in cui le certezze sono pari a zero, in cui il ruolo dello Stato è quello di un'impresa che ha dichiarato fallimento, io non ho tempo da perdere. È finito. Al termine dell'incontro, l'unica intesa raggiunta trasversalmente da tutti i sindaci è il documento da redigere e da inviare al ministro Angelino Alfano in merito alla proposta su tempi e modi dell'accoglienza. Un documento che sia condiviso da tutti i sindaci, che dia ovviamente comunque un carattere di suggerimento su quello che può essere una soluzione alternativa all'imposizione data da loro, ma segnalando anche i problemi che oggi abbiamo noi. Le cose propositive sul fatto di cambiare i protocolli, cioè sul fatto che venga inserita anche criteri diversi di accoglienza, il fatto poter provare a inserire anche in accordo con lo Stato la possibilità di avere esenzione dal patto di stabilità per mettere a posto gli immobili.